Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: una famosa rivista italiana ha svelato il ritorno di Ilaria Blasi con Totti. Ecco la notizia che tutti quanti aspettavano. L'estate 2022 si è rivelata molto rovente non solo per le temperature che stanno facendo impazzire tutta Italia, ma anche per le notizie di attualità che sono accadute durante questi mesi. Totti e Ilaria, la coppia torna assieme. Oltre l'attuale crisi di governo che ci ritroviamo ancora una volta ad affrontare, l'Italia si è trovata anche davanti ad una delle separazioni più improbabili della storia del gossip. Quella tra Ilaria Blasi e Francesco Totti. Un fulmine a ciel sereno ha colpito tutti i fan della coppia lo scorso 11 luglio, dato che qualche mese prima entrambi avevano smentito la notizia che circolava riguardo una loro separazione. A distanza di qualche mese dal video del calciatore che sbugiardava le voci di corridoio, Ilaria e Francesco hanno dovuto confermare il tutto senza però svelare la motivazione che li ha indotti a questa scelta. Secondo alcuni ben informati sembra che Francesco Totti avrebbe iniziato una relazione con la 34enne Noemi Bocchi, laureata in economia con due figli a carico dal suo precedente matrimonio con Mario Carucci, presidente del Tivoli Calcio. Ad intervenire sulla vicenda c'è Alex Nuccelletti, stretto amico di Francesco Totti, che in estate in diretta ha confessato che secondo lui tra Noemi e l'ex calciatore non c'è nulla e che i due si sono conosciuti nel 2021 in una partita di padel di cui entrambi sono appassionati. Inoltre, afferma che secondo lui la separazione tra Ilaria e Francesco è avvenuta per questioni private che non hanno nulla a che vedere con l'intromissione di una terza persona nella loro relazione. Eppure c'è chi in questi giorni ha rivelato che il motivo del loro allontanamento è avvenuto per via di una serie di messaggi molto particolari che la conduttrice avrebbe scambiato con un giovane personaggio del mondo dello spettacolo. L'indiscrezione del giornale. Tra i tanti si è parlato di Luca Marinelli, Antonino Spinalbese e Alessio Lapadula, per poi cambiare versione e dare la colpa ad un giovane personal trainer. Al momento la verità non è ancora uscita fuori e da parte di Totti non è stata proferita più nessuna parola, mentre Ilaria è volata in Tanzania per godersi una bella vacanza con i suoi tre figli ed una delle sue sorelle. Ma Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, sul suo giornale ha dichiarato che secondo lui e secondo molti romanisti, la coppia tornerà assieme anche se non nell'immediato, perché il loro amore è più forte di qualunque cosa. Inoltre, entrambi sono molto legati ai loro figli e sono proprio loro che la coppia vuole tutelare e vuole continuare a crescere insieme nonostante la separazione. Per questo motivo i due potrebbero riavvicinarsi anche grazie alla complicità e alla vicinanza dei loro figli. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My love.